Livorno e Ascoli hanno obiettivi diversi, i toscani vogliono la diretta e i marchigiani la salvezza. Nel Livorno in porta torna Mazzoni al posto di Fiorillo acciaccato, recuperano Schiattarella e Belingheri davanti Paoligno e Dionisi. Nell'Ascoli squalificati sia Zaza che Fexesin, davanti c'è solo Soncin, arbitra Rocca di Foggia. Nemmeno il tempo di iniziare, Paoligno parte da centrocampo, punta l'area ospite, destro a giro ed è subito 1-0. Super gol di Paoligno sotto la curva nord, il 15° in questo campionato. Niente da fare per Mauro Antonio, colpevole alla difesa dell'Ascoli che non accorcia sull'attaccante, peraltro non uno qualsiasi. Rivediamo ancora la prodezza del brasiliano. Il Livorno tiene in mano la partita. Al 12° Paoligno per Dionisi che tenta la giocata al volo, debole, facile per Mauro Antonio. E stesso esito 3 minuti dopo alla girata ancora di Dionisi su cross dalla sinistra dell'ottimo Gemiti. Minuto 20, punizione laterale per il Livorno, Emerson, calcio teso, la palla passa ed è 2-0. Terzo gol in campionato per il difensore brasiliano che festeggia sotto la tribuna. Bello il tiro radente, ma tutto veramente troppo facile per Yamaranto, già in doppio vantaggio al 20°. Vediamo ancora questo tiro diagonale. E al 27° c'è il primo tiro in porta dell'Ascoli, questa punizione dell'ex Loviso, la parata per Mazzoni è semplice. L'Ascoli si fa vedere ancora al 30° con Morosini che ci prova da fuori, ma il pericolo per la porta toscana è di nuovo praticamente nullo. Al 33°, anzi occasionissima doppia per il Livorno, prima Belingheri poi Paoligno che si è trovato anche la porta spalancata, si salva in affanno l'Ascoli. Rivediamo i due interventi decisivi del portiere ospite, il centravanti brasiliano poteva fare di più. 2 minuti dopo Loviso ci prova sul serio ad accorciare le distanze, Mazzoni deve intervenire così, stavolta è impegnativa la parata del portiere livornese che apprezziamo ancora. Con il montaggio di Franco Polverini passiamo alla ripresa che comincia con Colomba per Legittimo nell'Ascoli e al secondo minuto Loviso batte un angolo, la palla passa pronto Mazzoni ma chiede un rigore Soncin per una trattenuta di De Carli, l'arbitro lascia correre. Al quinto, azione lineare del Livorno, la palla messa fuori arriva sui piedi di Luci che calcia in corsa, la difesa ribatte. E al settimo, grande numero di Fossati che danza con la palla e poi mette Soncin davanti alla porta, il numero 9 spreca con il sinistro l'occasione, rivediamo dribbling e assist, non all'altezza la conclusione. Al 18°, palla lunga per Paoligno, un rimbalzo e tiro, Mauro Antonio devia con un brivido. Bella la coordinazione del bomber Amaranto per il sinistro incrociato. 1 minuto dopo, ancora Livorno avanti, Dionisi per Luci, Mauro Antonio di nuovo decisivo per tenere la partita aperta. Bello l'intervento sulla destra. Ma è un assedio del Livorno che si rende di nuovo insidioso con Emerson, rasoiata straordinari per Mauro Antonio. 35°, nuova grande occasione per Belingheri che cicca la palla col sinistro da solo in mezzo all'area su assist del solito Gemiti, rivediamo l'errore, è grave. L'Ascoli tenta la fortuna con il neo entrato Giovannini, il suo tentativo di testa è innocuo e non rovina la festa a Livorno che anzi fa poi 3-0 nel finale grazie a Sellerino appena entrato che apparecchia per il tocco facile facile di Bigazzi, appena entrato anche egli al posto di Dionisi. Rivediamo anche il secondo gol in questo campionato per Mirko Bigazzi, finisce quindi con l'esultanza degli Amaranto sotto la curva nord e Livorno sente il profumo di Serie A, partita a senso unico per gli Amaranto che sono andati subito in vantaggio e non è mai stata in discussione la loro vittoria. L'Ascoli senza Zaza davanti ha sofferto molto e non è mai stato pericoloso. Il migliore in campo secondo noi è Paoligno, autore di uno splendido gol. Finisce quindi 3-0 per il Livorno contro l'Ascoli. Linea allo studio.